sono Stefano dell'Autoboc e adesso proveremo a vedere quello che è possibile fare tramite il joystick, quindi tramite il comando della carrozzina e attraverso il display che vedete, che ci consente, proveremo a vedere adesso, appunto, di gestire, oltre a una sorta di controllo ambientale, quindi alla gestione di tutti quei dispositivi che possono essere controllati tramite un telecomando di infrarossi, anche un tablet in questo caso, un tablet che ci consente, appunto, oltre a fare le funzioni classiche dello pseudo computer, diciamo, anche di gestire il telefono come fosse un cellulare. Adesso mi sto muovendo in quello che è il menu, diciamo, del controllo ambientale e accedo alla funzione di mouse. Accedendo alla funzione di mouse, automaticamente la carrozzina si connette via Bluetooth, appunto, a questo dispositivo e a questo punto il joystick, che normalmente mi consente la movimentazione, la guida, diciamo, della carrozzina, fa sì che in pratica vada a gestire un puntatore, vedete che si muove sul display, come fosse proprio un computer. Quindi, muovendo il joystick della carrozzina, vado a muovere il puntatore su questo tab. Questo tab che, appunto, mi consente di utilizzare tutte le funzioni principali, che possono essere, appunto, internet, la telefonia, piuttosto che le migliaia di applicazioni disponibili per questo tipo di dispositivi. E la cosa interessante è che anche per la gestione del click si può utilizzare direttamente il joystick, quindi non c'è necessità di pulsanti esterni o altri software particolari, semplicemente vedete il menu sul display. In questa modalità qua, se vado a muovere il joystick, mi si muove il puntatore, quindi vado a posizionarmi sulla funzione che mi interessa, diciamo, in questo caso, per esempio, vado sul telefono. Nell'attimo in cui rilascio il joystick, automaticamente la schermata cambia e, anziché darmi le quattro direzioni, mi vengono indicate il clic sinistro, il clic destro, il sinistro e trascina, oppure, se non ho necessità di fare alcun clic, sul ritorno vado in modalità di movimento. Chiaramente, nella maggior parte dei casi, sul tab è sufficiente solo il clic sinistro, per cui basta dare un colpo a sinistra al joystick, diciamo, e vado ad effettuare il clic sinistro. Se avessi necessità di fare il doppio clic, semplicemente do due colpi al joystick per fare il doppio clic. Vado a spostarmi col puntatore sull'icona del telefono, vedete, mi posiziono sull'icona, mi fermo e automaticamente, appunto, cambia la schermata. A questo punto, se voglio entrare nella funzione del telefono, appunto, do un colpo a sinistra al joystick, automaticamente mi fa il click, quindi mi apre il telefono e mi ritorna in modalità di movimento del puntatore. A questo punto mi vengono rese disponibili tutte le funzioni sostanzialmente del telefono, qui dalla composizione del numero all'accesso alla rubrica telefonica, piuttosto che alla videochiamata, messaggi e tutto quello che posso fare normalmente con un cellulare. Chiaramente, in questo caso, col tablet è consigliato l'uso magari con un auricolare Bluetooth piuttosto che auricolare via cavo, però, insomma, diciamo che le funzioni sono comunque utilizzabili. A questo punto posso, appunto, andare ad effettuare la chiamata ed in questo caso non ho un auricolare collegato, quindi vado ad attivare, per esempio, la viva voce e quindi ad eseguire la chiamata in viva voce. Ok. Vedete che, quindi, vado a eseguire tutte le funzioni. Chiaramente, essendo un tablet, ho l'accesso ad internet, quindi al web.
posso far scorrere le immagini, quindi fare trascinamento come facessi veramente col dito. Le applicazioni per questi dispositivi sono veramente tantissime, basta solo scaricarle, molto sono anche gratuite, quindi per esempio qui c'è la possibilità di leggere al quotidiano. Anche in questo caso ho la possibilità di aprire per esempio gli articoli direttamente, di gestire le dimensioni dei font. Ingrandire semplicemente magari un articolo in questa schermata. Ci sono semplici applicazioni tipo questa, che è una sorta di, diciamo, comunicatore, che consente appunto di scrivere o di utilizzare frasi già preimpostate o di scrivere frasi e di farle ripetere vocalmente dal dispositivo. Come vi dicevo prima, tutto quello che ho fatto vedere fino ad ora dal joystick è possibile farlo anche con tutti gli altri comandi utilizzabili dalla carrozzina. In questo caso vi farò vedere ad utilizzare il comando soffio succhio. Questo tipo di comando prevede l'utilizzo di semplici pressioni o depressioni create solamente con l'utilizzo dei muscoli facciali, quindi completamente svincolate dalla dinamica respiratoria, e associando appunto delle sequenze di, chiamiamoli soffi o succhi, vado a gestire completamente la carrozzina. Diciamo che la contraindicazione di questo comando ora che mentre lo utilizzo non riuscirò a parlare, però. Vedete, adesso vado a muovermi all'interno del menu. Seleziono ancora la modalità di mouse. Aspetta che venga la connessione e poi, come facevo prima, semplicemente vado a muovere il puntatore sul tab. E come prima, quindi ho composto il numero e quindi
quindi la gestione della mia stessa mente, insomma. Chiaramente la gestione con questo tipo di comando è leggermente più lenta, però è comunque efficace. E allo stesso modo, come prima, appunto, posso uscire dal menu del mouse e andare, ad esempio, a gestire ancora le posture, per esempio. E ovviamente la guida. Queste sono le quattro direzioni della modalità di guida più semplice, diciamo.